complimenti perché l'Avezzano ha fatto vedere qualcosa di importante sotto shock in quei primi minuti dove avete subito il gol, poi però ha aggiustato la squadra, un primo tempo quasi perfetto, è mancato solo il gol del sorpasso e poi è arrivato questo calcio di rigore nel finale, però davvero complimenti. Sì, siamo partiti un po' timorosi i primi minuti, non accorciavamo, ho dovuto cambiare un po' assetto tattico perché rimanevamo dietro 3 contro 3 e portandomi fuori due centrali, poi tutti e due ammoniti, ho dovuto rimettere la difesa a 4 perché eravamo più coperti, però sono stati bravi poi a interpretare la partita, poi io ho detto ragazzi mettiamoci a specchio, andiamo a vincere questa partita, infatti io ho detto dobbiamo subito giocare forte su una fascia e poi cambiare gioco per andare a fare l'1 contro 1 con De Silvestro e Ferrari, se riusciamo a fare lì possiamo forse vincere la partita, è accaduto quello che avevamo pensato, il rigore è nettissimo, purtroppo Senese è stato ingenuo perché su quelle cose no, dentro l'area con l'attaccante di spalle non si deve entrare, però gli errori servono per crescere, quindi però mi tengo la prestazione e se c'era una squadra che doveva vincere sia per come ha giocato e sia per anche per la grande occasione di Ferrari per chiudere la partita al 3-1 e questa è l'Avezzano. Mister, ne ha cambiate davvero tantissime, con te prima a sinistra, poi a destra, prima a destra, poi a sinistra, la partita di Verna sontuosa perché ha fatto entrambe le fasi, poi De Silvestro non solo per il gol, sì, però sì. Mister, perché anche nel primo tempo c'era riuscito, e Bassini lì dietro sì, che ha chiuso con la cerniera. Sì, però se andiamo a vedere l'Aquila buttava sta palla dentro, non ho visto una squadra che ci ha messo in difficoltà, purtroppo è più la paura di vincere che la consapevolezza di, io mi sono sgolato perché volevo ancora che palleggiava la mia squadra, dovete palleggiare, loro oramai si erano messo 4-2-4, noi avevamo l'uomo più a centrocampo, dovevamo uscire con centrocampista, però purtroppo i difensori avevano paura di giocare sta palla, quindi buttavano la, e quando butti la palla con squadre di qualità poi loro sono saliti con tutti i giocatori, hanno fatto sto 2-4-4 e poi su un calcio d'angolo la palla sta lì, non va via, però bravi, mi tengo la prestazione, è un punto d'oro anche perché la tradizione voleva che negli ultimi tempi l'Aquila vinceva sempre qui ad Avezzano e con questo risultato e prestazione io penso che i tifosi devono essere contenti, oggi ho visto un grande pubblico, mi auguro che anche le prossime partite ci vengano a sostenere perché è una squadra giovane e ha bisogno di chi spinge. Mister, l'ultima prima di lasciarla ai colleghi, lei prima ha detto la squadra forse poco tranquilla e allora io voglio rincarare un po' la dose, è colpa del mister se una squadra non è tranquilla? No, ecco, lo chiedo col sorriso, colpa, ovviamente è colpa della classifica che abbiamo, delle situazioni, stiamo perdendo dei giocatori importanti, abbiamo perso Filippini, il capitano ha potuto andare in un'altra parte e noi siamo di necessità da virtù, sto facendo fare dei sacrifici a dei giocatori tipo De Silvestri, Verna, Luciani, oggi sono andati oltre le loro possibilità perché fare 3 partite dove abbiamo cambiato tipo di allenamento, dove facciamo 2 doppie a settimana, dove la squadra deve aumentare coi giovani, Ferrari, non abbiamo un 2006 ancora all'altezza perché Cairo e domenica Regazzino, mercoledì Regazzino 2007, sono acerbi e cerchiamo un attimo di dargli riposo, però piano piano la squadra sta avendo quella mentalità che voglio io, che a me se mi devi battere perché mi devi uccidere sul campo, perché a me il nome, la squadra, la classifica, io non guardo niente, io guardo che per battermi devono buttare sangue e la squadra sta prendendo questo carattere e voglio vedere sempre gli occhi della tigre dentro al campo, perché a me mi hanno insegnato questo, le partite iniziano tutte 0-0. Marco Tontodonati da studio sorrideva mentre lei pronunciava quest'ultimo pensiero, questo, diciamo così, questa morale. Ma voi siete di Avezzano? Sandro Bogheschi. Voi siete una televisione di Avezzano? Siete No. Chiedi Scalo, Pescara, siamo totalmente abruzzesi. Abruzzesi, ho capito. No, perché questo farò un appuntino ai nostri colleghi di Avezzano, che quando andiamo fuori casa vorremmo vedere anche qualche giornalista nostro, perché andare a fare una conferenza stampa dove sono però dico questo qui è un discorso che noi vogliamo veramente che la gente si innamora di Avezzano.